Buongiorno a voi tutti in questo venerdì del 3 dicembre e che il Signore ancora oggi possa benedirvi in ogni cosa che farete. Anche stamattina andremo a leggere una nuova motivazione che spinse il nostro amato Salvatore Gesù Cristo a soffrire e a morire su quella croce, per provvedere il fondamento per la nostra giustificazione. Andiamo a leggere dalla lettera ai Romani al capitolo 3, versetto 24. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Essere giustificati davanti a Dio o essere perdonati da Dio non sono esattamente la stessa identica cosa. Essere giustificati in un tribunale non è lo stesso che essere perdonati. Essere perdonato significa che sono colpevole e che il mio crimine non mi viene messo in conto. Essere giustificato invece implica che sono stato processato e che sono stato trovato innocente. Ora, giustificare è un atto legale, significa dichiarare qualcuno giusto, siamo dinanzi a un verdetto. E il verdetto di giustificazione non rende giusta una persona, ma dichiara giusta quella persona in base su qualcosa che effettivamente la rende giusta. Possiamo comprendere meglio questo concetto riflettendo sull'episodio in cui, in risposta all'insegnamento di Gesù, il popolo giustificò Dio, come dice letteralmente il testo di Luca 7:29. Questo non significa che rese Dio giusto perché egli lo era già, ma che dichiarò che Dio era giusto. Ora, il cambiamento morale che avviene in noi quando crediamo in Cristo non è la giustificazione. La Bibbia solitamente lo chiama santificazione. La giustificazione non è un tale processo, non è affatto un processo, ma è una dichiarazione che avviene in un istante. Siamo dinanzi a un verdetto, a una dichiarazione in cui vediamo dichiarati giusti, retti. In un tribunale umano normalmente si viene riconosciuti giusti se si è osservata la legge, e in tal caso la giuria e il giudice dichiarano semplicemente ciò che è vero di voi, che avete osservato la legge. Così facendo si è giustificati. Invece, noi ci presentiamo davanti al tribunale di Dio senza aver osservato la legge. Però la giustificazione, nei termini consueti, non è possibile. Infatti è scritto in Proverbi 17:15 chi assolve il reo è delestato dal Signore. Eppure, sorprendentemente, grazie a Cristo, la Scrittura dice anche che Dio giustifica l'empio che confida nella sua grazia. Ora, a qualcuno potrebbe sembrare che Dio faccia qualcosa di detestabile, ma perché tutto quello che il Signore vuole fare non è detestabile? Oppure, per usare le parole della Bibbia, com'è possibile che Dio consideri giusto colui che semplicemente ha fede in Lui? Ci sono due ragioni per cui non è detestabile da parte di Dio giustificare gli empi che credono in Lui. Una è che Cristo versò il suo sangue per cancellare la colpa del nostro crimine, come è scritto in Romani 5:9, essendo ora giustificati per il suo sangue. Però questa è soltanto la rimozione della colpa e questo non ci dichiara giusti. Cancellare i nostri insuccessi nell'osservare la legge non è la stessa cosa che dichiari obbediente alla legge. Quando un insegnante cancella dal proprio registro un 2, non è la stessa cosa che dichiarare al suo posto un 10. Se la banca volesse condonarmi i debiti che ho sul mio conto, non sarebbe la stessa cosa che dichiararmi ricco. Perciò, allo stesso modo, cancellare il nostro peccato non è lo stesso che dichiararci giusti. La cancellazione deve avvenire, è essenziale per la giustificazione. Ma c'è di più. Esiste un'altra ragione per cui non è detestabile da parte di Dio giustificare l'empio che ha fede. E se avrete la bontà di ascoltarmi domani mattina, l'ascolteremo assieme. Che il Signore ti benedica. Amen.